La polemica su Reaccia è una polemica strumentale che una forza di opposizione che non riesce a proporre alcuna idea per la città utilizza appunto per opporsi. Ma per chi deve lavorare, presupponendo che si vada a lavorare prima delle 10, e mi pare che sia la normalità, il problema non c'è. E dopo chi viene in centro oggi in questa situazione e per che motivi? Quindi, dal mio punto di vista è una polemica solamente strumentale, per cui a questo punto staremo fermi così, sempre disponibili a, qualora cambiassero le condizioni, ad essere molto flessibili. Però ripeto, è una polemica, d'altro canto ormai la politica è anche questa, no? Fare esposti in procura, chiedere che il prefetto d'autorità intervenga, vuol dire che non c'è un'idea diversa. È una politica molto triste quella che porta a fare esposti in procura. Qualcuno se ne prenderà la responsabilità, ne riparleremo tra qualche anno, perché poi vedremo cosa succederà se le cose vanno avanti così, ma qualcuno se ne prenderà con precisione la responsabilità. E non mi riferisco solamente a consiglieri comunali di Milano, ma anche a assessori della regione Lombardia che sono continuamente a minacciare esposti in procura, e in tale modo è chiaro che rendere i rapporti tra comune e regioni è difficile da sostenere. Se un mio assessore si permettesse di minacciare un esposto in procura senza la mia autorizzazione, io lo caccerei il giorno dopo, sia chiaro. Se non lo fai, vuol dire che la vedi così anche tu.